e carota, lo rotto con le mani e mi servirà come base per poi creare questa torta. E io metto adesso il pan di Spagna sul fondo. Mette il pan di Spagna sul fondo. Intanto sul fondo della tortiera. Sul fondo della tortiera. Vedi, ho messo comunque la bilancia così riesca a dividere l'impasto in due dosi quasi, anzi non quasi, identiche. Adesso utilizzo un cucchiaio più piccolo, siccome questo pan di Spagna è stato macchiato con l'albicocca, utilizzo dell'albicocca in purea per renderlo più omogeneo possibile. Poi dopo userò anche le maglie, in pasticceria si possono usare le maglie, l'importante è che siano pulite. Tu come stai? Diverto. E Roma come ti sembra? Magnifico. E rispetto a Firenze? Senti, ma io a Firenze sono andato via 10 anni fa, ma rispetto a 10 anni fa è più provinciale. E in che senso? Non sai com'è lo spirito dei fiorentini a volte, no? Che sono tutti nipotini di Leonardo da Vinci, che dopo il Rinascimento praticamente non è più successo niente nel mondo, no? Secondo te è vero? In Sud America sono successe molte più cose negli ultimi 20 anni di quante ne sono successe a Firenze nel 1500. Certo, il non fare le cose è sempre da te visto in maniera negativa o può essere anche una protezione di scale valoriali? Come secondo te? Dipende. Dipende, appunto, per esempio Firenze ora è tutto a uso turistico, a uso turismo usa e getta, quindi sì, tante pizzerie a taglio, non solo le botteghe storiche, chiudono le librerie, Passaporto Ledison, giusto? Sì, chiudono le gallerie d'arte, chiude tutto quello che è e al loro posto, le solite grandi firme che trovi anche a Tokyo, che trovi anche a Bangkok, che trovi a New York, quindi alla fine le città diventano tutte uguali e si perde la specificità di... Sì, esatto, quella tradizione buona, diciamo, che sicuramente poteva avere un senso. Mi è convinto. Basta. Senti, Camilla, qui ho messo del cioccolato fondente e delle prugne tagliate a coltello molto finemente. Questo sarà il fin, quindi il ripieno, la parte sostanziosa. Questo è l'involucro della torta. Ho fatto sobbollire del latte di cocco. Ovviamente deve essere pesato tutto in maniera molto precisa. Lo facciamo bollire. Quando bolle lo togliamo dal fuoco, aggiungiamo il cioccolato e lo facciamo sciogliere con una frusta. Bisogna qui solo latte di cocco o c'è dentro anche... Non ci sono aromi. Niente. Vorrei far risaltare l'aroma della bicocca che è dentro il pan di Spagna. C'è la carota, ci sono delle spezie, quindi direi che in questo caso è meglio lasciare il cioccolato in modo naturale, quindi il suo sapore dovrebbe predominare rispetto agli amari. Non vorrei aver azionato qualcosa appoggiandomi qui. Non succede niente. Ah, ecco. Guarda, sta bollendo, togli dal fuoco e aggiungi il cioccolato. Mai fare il contrario. Mai aggiungere il cioccolato sul fuoco. Altrimenti si rischia di renderlo spigoloso, amaro e non va bene. Oltre che poi stemperarlo. Adesso bisogna essere bravi nello sciogliere il cioccolato con una frusta metallica. Quindi una frusta di metallo, almeno che abbia una parte... Usare il bimbi no, per questa operazione? No, usare il bimbi no, perché si romperebbe la prugna, invece la prugna io la voglio lasciare piuttosto integra. La cosa importante è questo movimento, un movimento che è simile al concaggio di un'industria, quindi girare spesso rende il cioccolato più lucido, anche più armonioso nei sapori. E questa torta si formerà per raffreddamento. Ok, quindi vedi questo stampo tondo che servirà da contenitore di questa catalana di cioccolato, una catalana al cioccolato fondente e prugna. Ovviamente il segreto sta nei rapporti tra questi ingredienti, tra cioccolato, latte. Circa più o meno che rapporto? Il rapporto, se vuoi la ricetta, ecco, ti posso dare una ricetta precisa. Un miracolo, signori e signore, oggi sta accadendo un miracolo, signori Sabini mi dà una ricetta precisa. Ma vai in libreria e comprati il mio libro. Ce l'ho. Ce ne sono 200 di ricette. Allora, questa è fatta con per due tortiere di questo tipo, come vedi,
diametro sarà circa 18 cm. Ho utilizzato 500 g di latte di cocco, ovviamente non zuccherato, con 540 g di cioccolato fondente e 120 g di prugne tritate. Io direi che il cioccolato è ben sciolto, quindi possiamo andare avanti adesso nel... I grumettini sono le prugne? I grumi devono essere ben visibili. Soprattutto i grumi servono, questi pezzettini di prugna servono a rompere la consistenza, se no, del cioccolato troppo uniforme, quindi è un elemento di rottura. Se no diventa un budino, diciamo. Sì, è un elemento di rottura a livello di consistenza che darà forza alla preparazione. Iniziamo a versare il cioccolato, questa è una cosa molto, si vede, è già goloso in sé. Sì. Ok, andiamo a 400, perfetto, e adesso proseguiamo con l'altro sito. Calcolando bene i pesi, quindi sto dividendo l'impasto in due parti precise, mi trovo sempre la bilancia. E adesso noi le mettiamo queste tortiere in abbattitore. L'abbattitore è un frigorifero molto potente che fa abbassare la temperatura di queste preparazioni in maniera molto rapida ed è un utensile che non è uno strumento che non abbiamo nelle case, nei ristoranti però è molto comodo avere, soprattutto in pasticceria, avere delle macchine così potenti che fanno raffreddare velocemente e quindi questa torta già stasera la possiamo servire. A noi casalinghe di Voghera cosa possiamo fare? Di metterla in frigo e iniziare quindi la sera prima a preparare la torta e il giorno dopo la torta. E Voghera è una città bellissima. Le casalinghe sono diventate famose in tutto il mondo. Guarda l'abbattitore. L'abbattitore si divide in positivo e negativo. Positivo la temperatura rimane sempre sotto lo zero, il negativo riesce ad andare fino a meno 24. In questo caso preferisco il negativo, così fra un'ora è già una cosa importante, però non lasciarla delle ore, altrimenti diventa gelato. Quindi bisogna essere bravi a raffreddare velocemente e al tempo stesso però bisogna togliere dopo un'ora, un'ora e mezza. E per la conservazione? La conservazione in frigorifero a temperatura 5 e questa torta, non avendo uova, non avendo prodotti a rischio, può essere mangiata anche fra 4-5 giorni. Anzi, domani probabilmente è più buona di oggi. Domani l'altro è sempre buona, fra 3 giorni inizia la parabola discendente. Allora, una fatta con Simone.